10 gennaio 2020, buonasera, ben ritrovati a Milano Pavia News, edizione di Milano. Vediamo subito il nostro sommario. Un sopralluogo al cantiere della stazione M4, la ministra delle infrastrutture Paola De Micheli è stata in visita alla nuova metropolitana con il sindaco di Milano Sala. Che sia convocato un consiglio comunale urgente a chiederlo alla minoranza di Corbetta, al centro del dibattito, il caso della droga nell'auto del comandante, dei vigili urbani. È stato arrestato il rapinatore chiamato Nulla da perdere, gli agenti lo avevano ribattezzato così perché effettuava le rapine, pistola in pugno e a volto scoperto. La confessione shock del 22enne bulgaro autore del delitto al podere Ronchetto, dopo l'omicidio ha speso i soldi del bottino con delle ragazze all'interno di un locale. Uno spazio esclusivo dedicato all'accoglienza e all'ascolto dei cittadini, l'amministrazione di Bareggio ha deciso di istituire lo sportello over 65. Avete sentito dalle nostre anticipazioni in apertura del telegiornale, c'è la politica con la visita di queste ore a Milano del ministro alle infrastrutture e ai trasporti Paola De Micheli, che ha visitato il cantiere della nuova metropolitana M4, ad accompagnarla il sindaco di Milano Beppe Sala. Allora ricostruiamo la giornata. Prima si aprirà la mini tratta tra Linate e Forlanini, poi a luglio 2022 si potrà viaggiare fino alla stazione di Dateo, entro dicembre 2022 fino alla stazione di San Babila e infine l'inaugurazione dell'intera linea prevista nel 2023, proprio in coincidenza della fine dei lavori dell'aeroporto di Linate. La notizia arriva oggi durante la visita del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e del sindaco Beppe Sala al cantiere della stazione Linate della M4, la nuova metropolitana di Milano. Presente al sopralluogo anche l'assessore alla mobilità del comune Marco Granelli, il presidente della società concessionaria M4 Fabio Terragni e i rappresentanti delle aziende costruttrici. Il primo treno della linea blu della metropolitana milanese era arrivato ai primi di agosto dello scorso anno, un treno del marchio Hitachi Rail, senza conducente, proprio come quelli in servizio sulla metropolitana 5, ma più capiente e in più lungo. Tra posti a sedere e posti in piedi può infatti trasportare fino a 800 persone. E tra il capolinea di Linate e quello opposto di San Cristoforo, un tracciato di 15,2 km scandito da 21 stazioni, a percorrerlo saranno 40 treni più altri 7 di scorta, in totale 47. Questo dunque è il resoconto del pomeriggio della visita del ministro De Micheli al cantiere, come abbiamo visto anche dalle nostre immagini. Adesso però ascoltiamo anche le voci dei protagonisti. Io sono molto felice di essere a Milano, in un cantiere molto bello. Lasciatemelo dire, a me i cantieri piacciono, piacevano prima, a maggior ragione piacciono oggi. Un cantiere che ha innanzitutto un tasso di tecnologia ed innovazione che consente, ovviamente consentirà quest'opera, questa linea, di essere all'avanguardia con le linee più moderne d'Europa, anche perché diciamo modestamente anche in giro per l'Europa le andiamo a costruire noi italiani. Sono molto felice perché nella straordinaria capitale del nord il collegamento velocissimo tra il centro storico e l'aeroporto, il City Airport, che peraltro si sta rifacendo, diciamo così, il look in maniera anche molto bella, avverrà in 12 minuti e quindi questo rafforzerà moltissimo il ruolo centrale di Linate e renderà, diciamo così, interconnesse molto rapidamente quelli che sono i luoghi dei trasporti di questa città. Devo dire che i lavori stanno andando avanti bene, ovviamente il sindaco mi tiene aggiornato su tutte quelle che sono le attività che si svolgono a Milano e mi fa molto piacere vedere, insomma, anche questa capacità delle imprese e degli enti locali di riuscire a lavorare insieme per rispettare i tempi e per dare qualità al lavoro e ai lavori. Questo è un esempio, qui avremo mezzi senza conducenti, le frenate sono legate ai vecchi treni, quindi il progresso anche da questo punto di vista aiuterà. Io non sottovaluto nessun problema, però ripeto, partiamo da una situazione molto buona. Ecco, qui confermo i tempi, ne avete sentito parlare molte volte, ma diciamo che nella primavera dell'anno prossimo noi vogliamo aprire il primo tratto e contemporaneamente aprire integralmente l'aeroporto anche per i lavori all'interno. Quindi il nostro obiettivo è stesso giorno
aprire il nate all'interno con i lavori fatti e aprire il primo tratto. Dopodiché la metropolitana andrà avanti con i suoi tempi, sapete che in San Babila si arriverà a fine del 2022, però già arrivare alla connessione con la rete ferroviaria sarà molto importante. Nei primi mesi dell'anno prossimo, primo tratto, entro fine 2022 si arriva a San Babila, entro fine 2023 si apre tutto. Noi abbiamo perso un po' di tempo all'inizio, ma perché sempre quando si scava, le problemi che si trovano, ma ormai diciamo da un anno e mezzo o due siamo solidi sui tempi e non vedo problemi per arrivare a mantenere queste promesse. Ecco, mi interessa molto, mi piace molto l'idea di far partire il primo treno il giorno in cui riapriremo anche l'INATE con i lavori interni fatti. Voltiamo pagina adesso, ci spostiamo a Corbetta, dove invece a tenere banco nel dibattito politico della città è il caso del ritrovamento della droga nell'auto della comandante della polizia locale, di cui abbiamo molto parlato negli ultimi giorni. La minoranza in modo compatto chiede la convocazione di un consiglio comunale urgente. Che sia convocato un consiglio comunale urgente, a richiederlo compatta è la minoranza di Corbetta Lega e Partito Democratico. A seguito della vicenda che ha investito la comandante della polizia locale di Corbetta, Lia Vismara, sulla quale pende una denuncia per spaccio dopo essere stata trovata la scorsa settimana con 3 grammi di cocaina in auto. La vicenda risale allo scorso venerdì notte. Circa mezzanotte la comandante si trova a Baranzate, entra in macchina con l'intento di rientrare a casa ad Arluno, ma viene fermata dai carabinieri che le trovano in auto sotto il sedile del passeggero 3 grammi di cocaina divisi in 5 involucri di carta stagnola che le sono valsi la nottata in caserma a Bollate, dove è stata interrogata dai militari. La tesi difensiva della Vismara si poggia sulla teoria della trappola di un evento creato ad hoc per danneggiare la comandante e Corbetta. Dello stesso avviso anche il primo cittadino Marco Ballarini, che ha da subito preso le difese della sua comandante sostenendo la sua totale estraneità ai fatti. Dopo aver preso dalla stampa sia nazionale che locale la vicenda che vede coinvolta la comandante della polizia locale di Corbetta, Lia Vismara, la Lega insieme agli altri partiti di minoranza chiede la convocazione di un consiglio comunale urgente. Come Lega abbiamo firmato la richiesta di consiglio comunale urgente perché riteniamo che sia opportuno che il sindaco riferisca all'intero consiglio comunale l'attuale situazione della comandante Lia Vismara. Il consiglio comunale non deve sostituirsi all'aula di un tribunale, non è e non sarà compito nostro svolgere un processo alla comandante, che fino a sentenza definitiva di un giudice è innocente, ma riteniamo inoltre che sia opportuno e soprattutto necessario che l'argomento venga portato in consiglio comunale per cercare di chiarire al meglio la posizione della comandante. Un caso su cui torneremo ovviamente nelle prossime edizioni. Adesso la pagina della cronaca: è stato fermato a Milano il rapinatore ribattezzato dalle forze dell'ordine Nulla da perdere. Questo perché colpiva con la pistola in pugno, ma soprattutto a volto scoperto. Ricostruiamo la vicenda. Si presentava assolutamente non travisato, senza nessuna precauzione, entrava con estrema tranquillità, si avvicinava ai commessi e perpetrava le rapine. Per tutti questi motivi è stato ribattezzato Nulla da perdere. Entrava nei supermercati e negozi con volto scoperto, nessuna sciarpa, casco o passamontagna che lo aiutassero a nascondere la sua identità. Anzi, in almeno 2 casi si è presentato con un abbigliamento tutt'altro che sobrio, indossando uno di quei gilet gialli catarifrangenti che solitamente si utilizzano sulle strade per farsi notare dalle auto. E alla fine il rapinatore Nulla da perdere è stato arrestato. È un 41enne milanese pregiudicato senza fissa dimora. Ha commesso 3 rapine, di cui una solo tentata, in poche settimane in zona Quartoggiaro. Irrompeva negli esercizi commerciali, armato di pistola giocattolo, e si dirigeva direttamente verso le cassiere. Il primo colpo gli ha fruttato un bottino di 600 euro, il secondo 300, il terzo è fallito, perché la cassaforte del locale preso di mira era temporizzata. E così, come era arrivato, si è rimesso in auto su una Panda ed è fuggito con il solito atteggiamento noncurante e ha fatto perdere le sue tracce, ma non per molto. L'abbiamo individuato grazie a delle impronte che sono state trovate a bordo dell'auto con la quale si è allontanato dall'ultima rapina, che appartenevano ad un pregiudicato di zona. Quindi abbiamo concentrato le nostre ricerche appunto nella zona di Viale Certosa, dopodiché
abbiamo avuto delle conferme anche dagli addetti dei vari esercizi commerciali che avevamo avvisato, avevamo sollecitato a chiamarci nel caso in cui l'avessero visto. Ciò è accaduto, le ricerche quindi si sono ulteriormente concentrate in zona fino a quando non lo abbiamo visto, seguito, fatto irruzione nell'appartamento e fermato. Per rintracciare l'uomo sono stati coinvolti anche i commessi dei negozi della zona presa di mira del 41enne. Abbiamo notato che le rapine venivano effettuate sempre in zona, a poca distanza tra di loro, per cui ritenendo la serialità, ritenendo che operasse sempre in zona, appunto credevamo che potesse ritornare e insomma è stato una felice intuizione. È stato arrestato in casa del complice, dove nascondeva anche la pistola usata per i colpi. Si è assunto le sue responsabilità senza alcun problema. Ancora la cronaca, un uomo di 38 anni, un cittadino albanese, è stato arrestato giovedì sera dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di sostanze stupefacenti. I problemi per lui sono iniziati nel corso del pomeriggio, sempre di giovedì, quando una pattuglia dei militari ha fermato la BMW X3 su cui viaggiava, ma di proprietà della moglie. Viaggiava in direzione Cambiago. Ai carabinieri non è sfuggita una piccola dose di cocaina lasciata nello sportello lato guida e così hanno deciso di procedere a una perquisizione completa della vettura. Dal clacson infatti sono uscite altre 7 palline, mentre altre 10 erano nascoste sotto il portacenere, per un totale di 9 grammi di droga. Torniamo sempre in ambito cronaca adesso sul caso dell'omicidio al Podere Ronchetto. Emergono ulteriori dettagli con la testimonianza del 22enne di origine bulgara. Il bottino è stato speso in droga e ragazze. Ho preso i soldi, sono scappato e sono andato in un locale. I 200 euro che sono costati la vita a Carla Quattribossi sono stati spesi tra droga e ragazze al Giascavalli. È la confessione dello stesso Damian Dobrev Borisov, il 21enne di origini bulgare, che la 90enne aveva in affido da quando era ragazzo. Borisov denota una lucida volontà criminale ed una personalità subdola, priva di freni inibitori, violenta e spregiudicata, scrive il GIP nell'ordinanza con la quale ha convalidato il fermo del giovane ed ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, in cui emergono le agghiaccianti dichiarazioni dell'indagato su quello che è accaduto sabato sera nell'agriturismo Podere Ronchetto. Le ho detto: ciao nonna, mi presti 10 o 15 euro? Lei non mi ha risposto ed io a quel punto ho perso il controllo e l'ho spinta, ha dichiarato, aggiungendo di essere poi andato a spendere i soldi nella discoteca di Milano. Ma il giudice non crede che la donna sia morta per aver sbattuto accidentalmente la testa sul pavimento. Secondo gli investigatori sarebbe stata massacrata, colpita numerose volte alla testa con un barattolo, l'avrebbe legata, imbavagliata, uccisa brutalmente e poi avrebbe tentato di occultare il cadavere nella cantina e di cancellare le tracce di sangue sugli abiti e sulle scarpe, come niente fosse. Poi sarebbe andato in discoteca, dove avrebbe bevuto alcolici e assunto droghe mentre si divertiva e intratteneva rapporti con ragazze. Borisov ha sostenuto che quel giorno, prima dell'omicidio, aveva bevuto molto e fumato qualche spinello, tanto che quando è rientrato nella cascina era molto ubriaco. Ora dice di essere dispiaciuto, non volevo fare quello che ho fatto, sono pentito e chiedo perdono a Dio, ha dichiarato. Un'ultima notizia prima di chiudere la pagina della cronaca: è stata trovata riversa a terra per strada, ferita a pochi passi dalla sua abitazione, quella casa da cui aveva provato a scappare precipitando dalla finestra del bagno e facendo un volo a terra fino dal secondo piano. Una ragazzina di 17 anni è stata soccorsa nella serata di giovedì 9 gennaio a Sesto San Giovanni in Via La Fratta. Intorno alle 21 sono intervenuti i soccorsi del 118 insieme ai carabinieri. Secondo quanto ricostruito, la giovane, che poco prima aveva litigato con la madre, aveva cercato di scappare di casa e di allontanarsi usando appunto la finestra del bagno, perché la donna l'aveva chiusa all'interno dell'appartamento vietandole di uscire. Si era allontanata per andare a fare la spesa. La ragazzina è stata trasferita in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano, non sarebbe quindi in gravi condizioni. Lasciamo la pagina della cronaca, cambiamo argomento, ci spostiamo a Bareggio, dove l'amministrazione comunale ha deciso di lanciare un nuovo spazio dedicato alle persone con più di 65 anni.
uno spazio esclusivo dedicato all'accoglienza e all'ascolto dei cittadini che hanno più di 65 anni. La giunta di Bareggio, guidata da Linda Colombo, ha deciso di istituire lo sportello Over 65. Già da questo gennaio, ogni venerdì mattina dalle 10 alle 12, nella sede comunale di Via Marietti, un assistente sociale sarà a disposizione della popolazione anziana di Bareggio per attività di informazione e orientamento sui servizi sociosanitari. Con questo nuovo sportello, spiegano dall'amministrazione comunale, andiamo a realizzare un altro dei punti contenuti nel nostro programma elettorale. Il servizio è gratuito sia per l'utente sia per il comune, parte in via sperimentale per un periodo di 2 anni, al termine del quale valuteremo se rimodularlo o implementarlo. Lo sportello è in grado di veicolare le attività e i servizi sociali e sociosanitari sia pubblici che del privato sociale, che il territorio bareggese è in grado di offrire, creare un punto di ascolto, di informazioni sulle diverse opportunità e risorse attivabili, valutare una presa in carico della persona e del suo nucleo familiare, attivare tutte le risorse disponibili per mantenere l'anziano a domicilio. Torniamo a Milano, abbiamo visto in apertura del nostro telegiornale il sindaco Sala intervenire sul cantiere della M4, un'opera molto attesa, ma non è stato il solo argomento in cui è intervenuto il sindaco in queste ore. Ha richiesto infatti, a proposito tra l'altro di trasporti, maggior sicurezza a bordo dei mezzi dell'ATM, magari istituendo la figura del vigilante. Aggressioni in calo sui mezzi pubblici, ma Sala si impegna a fare di più, puntando maggiormente sulla sicurezza, garantendo più squadre a bordo nelle ore serali e notturne. È l'obiettivo del primo cittadino di Milano, che intende partire dalla linea 90-91, famigerata per il drammatico incidente del giorno dell'Immacolata in cui perse la vita la tata Filippina. Nelle scorse ore il sindaco ha incontrato i vertici di ATM per fare il punto sul servizio e per programmare le attività per il 2020. Lo spiega in un lungo post su Facebook in cui scrive: «Continuo a ritenere che il livello di servizio fornito sia molto buono, non solo se ci confrontiamo con altri comuni italiani, ma anche paragonato alle grandi città internazionali, e di questo i milanesi che viaggiano all'estero possono essere testimoni». Detto questo, però, il primo cittadino dà uno sguardo anche al futuro, cercando comunque spiragli di miglioramento anche in vista dell'escalation esponenziale che ha avuto in questi ultimi anni la città di Milano e di conseguenza l'uso dei mezzi pubblici. Nell'ultimo decennio i chilometri di trasporto gestiti da ATM sono aumentati del 12%, passando da 137 milioni a 154. Il sindaco ha poi chiesto più attenzione sulla linea del filobus. Bisogna lavorare per migliorare la percezione della sicurezza da parte degli utenti, ha scritto. Per questo ha dato mandato all'azienda di incrementare significativamente le squadre di addetti alla sicurezza nelle ore serali e notturne. Inoltre, a breve, verranno aggiunti nuovi filobus di ultima generazione con telecamere a bordo. E infine assicura: sarò presente personalmente alla messa in strada di questi nuovi mezzi. La questione sicurezza è stata sollevata anche dalle rappresentanze sindacali di ATM, ma sulla linea verde della metropolitana. L'ultimo episodio risale a sabato scorso, quasi a 1 di notte, quando il treno diretto a Gessate alla fermata di Crescenzago è stato costretto a fermarsi per una rissa a bordo, dove c'erano peraltro i vigilanti di ATM. Il treno è rientrato in deposito alle 2.25 anziché all'1.35 e la stazione di Gessate è stata vandalizzata. Restiamo a Milano con le nostre notizie, perché a proposito di trasporti, il nuovo servizio molto atteso dei monopattini elettrici dovrà attendere ancora qualche giorno, questo a causa della battaglia legale portata avanti da una delle società escluse dal servizio con un ricorso al TAR. Sentiamo. Tutto era quasi pronto. Dopo l'elaborazione del bando, il via libera del comune per la concessione del servizio ai 3 operatori selezionati, infatti i monopattini elettrici in sharing stavano per tornare a Milano. Ma ora arriva un nuovo intoppo e a rallentare i tempi dell'inizio del servizio di noleggio questa volta è una delle società che è stata scartata durante il bando pubblico di selezione dei gestori del servizio di micromobilità sharing. La società in questione è Lime, che ha fatto ricorso rivolgendosi al TAR a causa, fanno sapere dall'azienda, dei termini all'interno del bando ritenuti non competitivi, come ad esempio il criterio del chi prima arriva meglio alloggia. Da qui la decisione dei giudici amministrativi di bloccare tutto almeno fino al 14 gennaio, giorno prestabilito per l'audizione delle parti. Ma a complicare la situazione e a rallentare l'inizio del servizio delle 3 società vincitrici non c'è solo il ricorso al TAR. Infatti una lettera inviata al sindaco Beppe Sala il 18 dicembre scorso dalle altre società escluse oltre Lime potrebbe mischiare nuovamente
finalmente le carte in tavola. Tutto nasce dall'emendamento presentato nella legge di bilancio che equipara i monopattini elettrici alle normali biciclette e che elimina così il divieto dei monopattini di circolare esclusivamente nelle zone 30 a velocità limitata. Per questo motivo gli operatori hanno chiesto al primo cittadino di rivalutare il tetto massimo di monopattini elettrici a noleggio in città e addirittura di eliminarlo. Per le società infatti il limite di 2.250 licenze rischia di essere riduttivo. Se comunque il ricorso al TAR non dovesse bloccare l'avviso pubblico e la lettera non venisse tenuta in considerazione dalle istituzioni, le società vincitrici che sono Winmobility, Bitmobility e Elbitz Italia avranno tempo fino a fine gennaio per iniziare l'attività e si dovranno equamente dividere il totale della flotta, 750 monopattini per ogni gestore. I primi monopattini elettrici avevano iniziato a circolare già quest'estate fino alla diffida a metà agosto di Palazzo Marino a proseguire l'attività per la mancanza di una regolamentazione specifica. Uno stop improvviso, poi l'elaborazione del bando dello scorso autunno, la selezione dei vincitori e la posa dei nuovi cartelli, conclusasi a dicembre, ma forse ormai anche questa è inutile dopo l'emendamento della legge di bilancio. Una storia infinita che sicuramente continuerà nei prossimi giorni. E su cui ovviamente torneremo ad aggiornarvi con le decisioni definitive. Noi adesso lasciamo però Milano, ci spostiamo a Corbetta per parlarvi dell'ultimo brano inciso da Katia Gagliardi, la maestra che insegna la matematica utilizzando la musica. Come voi, noi saremo come noi eravate tanti anni. Sono passati dalla tua tenera età. Prima il brano con i bambini, gli alunni della scuola dove insegna oggi una carezza fatta di rispetto, affetto e divertimento per gli anziani. Katia Gagliardi, la maestra di Corbetta che insegna matematica attraverso la musica, ha inciso un nuovo brano che è intitolato Passato e presente, una canzone accompagnata da un videoclip che ha deciso di girare nel ricovero per anziani Don Felice Cozzi di Corbetta, alle cui riprese ha assistito anche il sindaco Marco Ballarini. Passato e presente, perché passato riguarda gli anziani che sono una risorsa di valori e tradizioni, presente riferito ai giovani d'oggi, quindi ho voluto legare il passato con il presente. Il video è stato girato nella RSA di Corbetta, i protagonisti di questo video sono gli anziani e il presente rappresentato da mia figlia. Gli anziani che giocano insieme al presente con una palla, gli anziani che ridono insieme al presente, gli anziani che suonano insieme al presente. Chi sono gli anziani? Sono una risorsa di valori e di tradizioni. Perché noi siamo qua? È grazie a loro che noi siamo qua. Quindi gli anziani vanno rispettati, coccolati e compresi. Veramente per me è importante che tutti i giovani capiscano quanto un anziano possa trasmettere. Quando io sono andata a suonare per la prima volta in una casa di ricovero, sono uscita felicissima, contentissima, ricchissima. E questo è il messaggio. Giovani, avvicinatevi agli anziani, veramente hanno tanto da dare. È meglio dare che ricevere, perché dando si diventa più ricchi. Passato e presente, uniti dolcemente, insieme noi giochiamo, insieme noi cantiamo. Dolci rughe sul tuo viso che raccontano di te. E con questa notizia è tutto, noi ci ritroviamo dopo la pubblicità con l'edizione Pavia. We'll be right back.